Ciao bonsaisti e bonsaiste, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi festeggiamo un traguardo importantissimo. Finalmente questo video è arrivato e con questo Q&A che vi avevo promesso, sono qui per festeggiare insieme a voi il traguardo dei 1000 iscritti, che ovviamente senza di voi non sarei mai riuscito a coronare. Per ringraziarvi, come vi avevo chiesto sulle mie storie di Instagram, ovviamente trovate sempre il link delle mie pagine social qui sotto in descrizione. Sono qui per rispondere a tante delle vostre domande, infatti ho deciso di fare un video XL. Direi di partire subito col dirvi che questo video sarà diviso, diciamo, in 5 parti, in base alle domande che mi sono state fatte. Quindi ho diviso le domande in 5, diciamo, macro aree, ok? Troverete tutto quanto comunque in descrizione, tutti i capitoli, eccetera, eccetera. I gruppi di domande sono curiosità personali e passione, tecniche di lavorazione, varietà e cure delle piante, vendita e scelta delle piante e accessori e basi. Ora procediamo con il primo gruppo. E iniziamo quindi questo gruppo con questa domanda: come è nata la mia passione per i bonsai? L'ho detto in tanti altri video, quindi ve lo ridico magari andando a introdurre nuovi dettagli, diciamo. La mia passione per i bonsai è nata durante il periodo del Covid, sia perché mi affascinavano molto, sia perché sono sempre vissuto in campagna e comunque, essendo io uno sviluppatore, volevo cercare anche di fuggire dalla frenesia, la velocità del nostro tempo, diciamo, ormai. Anche però volevo fuggire proprio dalla tecnologia, cosa che poi in parte non ho fatto perché ho deciso di aprire questo canale YouTube e tutto quanto, tutte le pagine annesse e connesse, però sono comunque molto soddisfatto perché mi sta piacendo veramente tantissimo questo connubio percorso bonsai con questo canale che sta avendo ottimi risultati e mi sta dando tantissime soddisfazioni, oltre a tante conoscenze in più. Seconda domanda: quanto tempo ci metto a fare un video? Solitamente per fare un video ci metto abbastanza tempo, vi spiego. Diciamo che in base alla tipologia di video ci posso mettere almeno 1 o 2 ore per registrarlo, in base alla lunghezza del video, eccetera, eccetera. Però, per esempio, quando ho registrato il video della lavorazione del legno secco del mio olivastro Grotta Burrascosa, ho registrato per oltre 10 ore. Quindi capite un po', in base al tipo di video che si vuole portare, quanto tempo ci vuole. Poi, per il montaggio, mettiamo circa 2-3 ore, a volte anche di più, a volte anche di meno, in base a quanto vuoi sperimentare, diciamo, col montaggio, diciamo con l'editing. E poi, questa è la parte più divertente, dalle 8 alle 16 ore per caricare il video su YouTube, perché ultimamente pesano almeno 30 giga, quindi i video sono diventati molto grandi. Però, una volta caricati, appunto, ci metto magari un'altra oretta a fare copertine, impostare tutto quanto, descrizione, capitoli, eccetera, eccetera. Mi metto qui davanti perché siamo in tema con la domanda, che è: hai mai pensato di fare bonsai di fiori? Allora, bonsai di fiori non esistono, però esistono i bonsai di piante da fiore, come per esempio la bugambilla e altre. Quelli un giorno magari li farò, per esempio la bugambilla la sto curando apposta per farci poi qualche pianta. Addirittura ho visto bonsai di lantana, che è questa pianta qui, con questi fiorellini molto carini. Ne esistono di tutti i colori, però ovviamente ci vuole tantissimo tempo. Però, per esempio, con i fiori, magari non questi, ma fiori, per esempio anche i ciclamini o altre cose, altre piantine del genere, vengono utilizzate per fare delle bellissime piante complementari, che sono quelle piantine in vasi molto piccoli che trovate nelle esposizioni, dei bonsai, e sono chiamate anche shitakusa, e quelle veramente sono importanti per creare una composizione. Non chiedetemi
come si fanno, perché non ne so niente, però sicuramente online troveremo un sacco di informazioni, e poi magari quando sarà il mio momento, diciamo, di fare un'esposizione, magari li vedremo. Secondo gruppo di domande sulle tecniche di lavorazione, e siamo alla prima domanda di questo gruppo, che è: se ho novità sui metodi di lavorazione del legno secco. Allora, come sapete, non ho più lavorato il legno secco da quando, diciamo, ho fatto le ultime cose che avete visto su Grotta Burrascosa, come dicevo prima. Però, oltre a dover lavorare sia Grotta Burrascosa che questo olivo, che anche altre piante, in attesa di ciò, quindi, sto piano piano leggendo il libro di Andres Bicocca, che vi avevo fatto vedere su un reel circa un annetto fa quasi, che avevo preso in preordine all'uscita, e magari prima o poi riuscirò a mettere in pratica quelle tecniche. Domanda correlata: come procede con il Dremel, se ho altre lavorazioni da mostrarvi? Per ora no, e come appunto ho detto in questo video ma anche in altri Q&A, ma come vi ho già detto nell'ultimo video, dovrò fare delle lavorazioni un po' più massicce, diciamo, con il maestro al club, tra cui quindi magari lavoreremo il legno secco di questo olivo, il legno secco dell'olivastro e anche altre piante, tra cui il leccione, che abbiamo fatto vedere già con una piccola potatura e impostazione nello scorso video. Terza domanda, su idee su come scegliere l'impostazione delle piante. Allora, come dico spesso nei miei video, bisogna fare un po' un bilanciamento tra le regole base del bonsai, quindi conicità, diciamo, primo ramo, secondo ramo, i vari stili e cose così, e le caratteristiche peculiari della pianta in questione, e anche tanta fantasia. Quindi magari si può creare una pianta non del tutto conforme a stili bonsai e regole, ma con un bel tronco e un buon piede. Vi faccio vedere questa pianta, ma in realtà questa pianta è stranamente molto conica e lavorabile, diciamo. Però magari questa pianta qui, che è un po' più particolare, diciamo, con tanta fantasia, magari, vedete, ha un buon piede, ci vogliono un po' di tecniche, però si riesce a tirar fuori un bonsai bello, carino. Poi dipende dalla pianta. Quarta domanda, un po' collegata a questa: ogni pianta può essere adatta ad essere bonsai? Sì e no. Ovvero, ci sono delle essenze come le noci, che sono praticamente impossibili da rendere bonsai, infatti non ne esistono, tutto di qua, infatti non ne esistono, però in linea di massima sì, più o meno qualsiasi pianta con le giuste tecniche, un po' di fantasia e il giusto vaso e tutte altre regole, diciamo, che abbiamo già trattato in tanti video, può diventare un bonsai, e magari, anche se di valore basso, può comunque far parte di una buona composizione, o comunque di una collezione, che magari di un amatore che non ha tantissimo tempo o che è alle prime armi. Siamo qui con il terzo gruppo di domande, ovvero varietà e cura delle piante, e di queste la prima domanda è: come procede il boschetto di lecci? Allora, il boschetto di lecci procede abbastanza bene, se vedete sta crescendo, però il problema è che, diciamo, la pianta centrale, come vedete, è viva, le altre intorno erano morte, quindi ho dovuto riseminarle, diciamo, dovrebbero essere quattro piante, e però sono appunto molto piccole rispetto a quella centrale, quindi dovrò un attimo vedere come bilanciare il tutto e come renderle, diciamo, una bella composizione. Seconda domanda del gruppo: come procede con l'olmo? Come vedete sta benissimo, e come vi avevo detto già in altri video, a parte i ciclamini che sono qui in bella vista, come vi ho detto in altri video, mi piace sempre di più e non vedo l'ora di poterlo filare ed impostare per renderlo ancora più bello. Ora arrivano un po' di domande tutte collegate, infatti le ho messe tutte insieme. Allora, la prima domanda di questo gruppo è: se ho esperienza con le conifere, e quella collegata, perché è praticamente identica, se tratto ancora le conifere.
se sì, magari di farne vedere alcune per far vedere il mio lavoro. Allora, rispondo a entrambi insieme. Non avendo io tanta esperienza con le conifere, perché comunque avevo solamente il mio cipresso e l'ho tolto, l'ho venduto praticamente, e vi lascio i video qui in alto a destra. Però comunque ho deciso successivamente, molto recentemente, penso avrete visto quasi tutti il mio video su questo pino mugo, e, ho deciso appunto di riprendere, soprattutto con i pini che non avevo mai trattato, e quindi sto proseguendo questo percorso. Un'altra domanda che è correlata a queste: come sta il pino mugo, appunto, se ci sono novità? Allora, io lo vedo abbastanza bene, le gemme si stanno ancora un po' gonfiando, però secondo me diciamo non proseguirà la crescita quest'anno. Però l'importante per me è che attecchisca, quindi spero vivamente lo faccio. Ora mi metto qui davanti alla supera, anche se non c'entra niente con l'argomento di questa domanda, ma la domanda è: hai dei consigli per bonsai di vite? So che non li tratti, ma magari puoi aiutarmi. Allora, io non ho esperienza, come dici tu, sui bonsai di vite, però magari cercando un pochettino online riesco a darti una mano. Qui leggo che ha delle necessità specifiche, diciamo, sulla posizione, ovvero che necessita molta luce solare diretta, quindi ovviamente va all'esterno. In inverno può resistere al freddo, ma va protetta al gelo più intenso, però tutto sommato è una pianta resistente e ci escono anche bonsai molto belli per via del suo movimento e del suo tronco. L'innaffiatura in estate è frequente, ma non facendo mai ristagnare l'acqua, quindi va un terriccio molto granulare come quello che vedete qui davanti. Non vanno creati assolutamente ristagni. Le potature di formazione vanno fatte nel periodo dicembre-gennaio, mentre durante la stagione vegetativa si può accorciare i nuovi germogli a 2-3 foglie, rimuovendo i grappoli eventualmente per non far indebolire la pianta. Il terriccio ve l'ho nominato prima, e bisogna però stare molto attenti con la vite alle malattie fungine. In estate va appunto nebulizzata la foglia per aumentare l'umidità e ruotare periodicamente il vaso per fargli fare una crescita uniforme, perché sennò diciamo tende a spingere sempre nella stessa direzione. Ora, ultima domanda e poi passiamo al quarto gruppo. Qui siamo in tema e la domanda è: ho due cipressi, hai idee su come farli attecchire e rinvigorire? Allora sì, diciamo ti posso dare dei consigli, ma diciamo che il cipresso è una pianta in generale molto rustica e vigorosa, però fai semplicemente attenzione a tenerli molto al sole, annaffiando regolarmente ma senza creare ristagni d'acqua sempre, quindi usa sempre un substrato drenante. Poi segui diciamo la vigoria della pianta: se la pianta è molto vigorosa puoi permetterti di fare potature e lavorazioni, altrimenti evita. Ora, una domanda sulla vendita delle piante, ed è: se vendo delle piante, vi dico di sì, però non credo di venderle tramite questo canale. Comunque ve le faccio vedere in modo tale da darvi la possibilità di capire più o meno che cosa porterò in futuro. Tra l'altro vi faccio vedere quanto stanno diventando belli i pini, stanno facendo tantissimi germogli laterali. Una pianta che voglio vendere è sicuramente questo olmo, e poi ci sono anche altre piante, però diciamo non sono attualmente chissà che. Tra l'altro lo vedete un po' sgangherato perché non ho tempo di sistemarlo, sto dando priorità ad altre piante. Un'altra pianta che probabilmente venderò è la Ceruci Shigashira. Poi non so, ci sono ovviamente le margotte e qualche piantina del genere, quindi anche per questo preferisco magari togliermele qui in zona. Altra domanda: preferisci lavorare l'olivo o l'olivastro? Allora, anche se l'olivastro, come vedete, è la prima pianta che ho avuto tra i due, diciamo, e l'ho, diciamo, lavorata per parecchio tempo e tutto quanto, è molto bella con queste foglie piccole, insomma, tutte queste piccole caratteristiche, tra i due forse preferisco l'olivo, perché mi garantisce
diciamo, una spinta maggiore e riesco un pochettino forse a lavorarla meglio, anche se la differenza è molto fine, diciamo, non c'è proprio un'enorme differenza, è molto a gusto personale. Quindi in questo caso io mi trovo bene con entrambi, forse leggermente meglio con l'olivo, ma in realtà anche l'olivastro è una bellissima varietà, anzi per molti è molto più bello l'olivastro che l'olivo. Quindi voi fatemi sapere che cosa ne pensate, voi cosa preferite, olivo o olivastro? Scrivetelo nei commenti. Ora inizia l'ultimo blocco di piante, diciamo, che è accessori e basi, anche se c'entra un pochettino anche con la cura delle piante. La domanda è: come faccio a far riprendere una pianta con il tronco marcio? Allora, io ti prendo come esempio questa pianta, per esempio, che, come vi ho detto nello scorso video, lì c'era tutta una parte marcia. Andatevi a recuperare il video che vi spiego tutto quanto. E comunque in generale, diciamo, una cosa molto utile è andare a pulire e togliere tutto il marcio arrivando fino al legno vivo, che poi va protetto con il mastice. E nel caso ci fossero degli insetti che stanno mangiando il legno, come nel mio caso, andare magari con un insetticida sistemico o altri metodi comunque per farli andare via totalmente. Inoltre, comunque, fai sempre attenzione al fabbisogno della pianta, perché comunque è molto importante che abbia la quantità di sole che vuole, la quantità di concime che vuole, la quantità di acqua che vuole, eccetera, eccetera. E ora arriviamo con l'ultima domanda che ho ottenuto, diciamo dulcis in fondo, perché sarà una piccola infarinatura sui vasi bonsai, che magari poi approfondirò in altri contenuti. Mi giro di qua, così prendo anche di ispirazione questo qui. Allora, la domanda, quindi, come già vi avevo detto poco fa, è: come faccio a capire quale vaso mettere ad una pianta? Tu che vasi usi e che logica? Allora, diciamo che non ho mai acquistato un vaso bonsai vero e proprio io, però ti posso dare delle linee guida che ho recuperato tramite internet e spero siano corrette. Allora, intanto è una cosa chiara a tutti che la scelta di un vaso bonsai è fondamentale sia per il bene della pianta sia per la bellezza della composizione. E ci sono dei criteri principali comunque per far sì che il vaso sia in armonia con la pianta, sia per le dimensioni, per esempio la profondità deve essere circa uguale al diametro del tronco alla base, la larghezza generalmente è circa 2/3 della pianta, in discorso quindi di grandezza della chioma, mentre per le piante in crescita usare vasi in plastica più grandi, tipo questo, tipo quelli lì che vedete in tutte le mie piante, insomma. Ci sono degli stili ben precisi, diciamo, quindi per piante femminili, quindi molto movimento, per esempio gli aceri, utilizzare vasi più eleganti e ovali. Per piante maschili, tipo i pini, ma anche tutte quelle altre piante un po' più, diciamo, massicce, più grandi, utilizzare vasi squadrati e robusti. Qui, anche se questa pianta non è granché massiccia. Però, e infine, per vasi da, diciamo, per piante da fiore, utilizzare vasi smaltati e decorati. Per le conifere, occhio a non usare vasi smaltati, ma devono essere vasi un po' più rustici e il colore deve armonizzare con il fogliame. Quindi, color marrone terra per le conifere, blu verde per piante da fiore, beige per gli aceri, eccetera, eccetera. Piccole chicche per piante in stile cascata, usare vasi alti e stretti. Per uno stile formale, utilizzare vasi rettangolari. Semicascata, usare vasi medi più profondi, medi di altezza, diciamo. E per l'informale, usare vasi ovali o comunque un po' irregolari.
magari in futuro, come vi dicevo prima, farò un video ad hoc. In ogni caso, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Poi non mancherà occasione di fare un altro Q&A, ma questo è veramente XL. Sarà un viaggio mistico montarlo, ma ne varrà la pena, perché so che lo guarderete tutto e so che vi piacerà. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo ancora per avermi aiutato a raggiungere questo grandissimo ed importantissimo traguardo. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi per non perdere i prossimi video e lasciare un like se avete trovato ovviamente utile questo Q&A. Se avete altre domande, commentate o comunque condividete il video se sapete che può interessare a qualche persona che conoscete. Per chi vuole supportarmi, trovate sempre il QR code qui a destra per il mio canale Telegram, dove suggerisco dei prodotti utili sia per il mondo del bonsai, sia per il mondo del fai da te, eccetera eccetera, quindi giardinaggio, fai da te, comunque tutte cose che possono tornare utilissime per il mondo dei bonsai. Vi ricordo di guardare i video nelle schede, perché vi aiuteranno ad avere un po' più chiara, diciamo, la situazione su alcune domande che mi avete fatto. E detto ciò, vi porgo i miei saluti e vi rimando al video di domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!